Ciao a tutti da Fiamma e Claire, eccoci con un nuovo gameplay di Shadow Memories. Stiamo per cominciare il capitolo 6 e scopriamo Ike come morirà di nuovo. Pure questo capitolo è molto particolare. Quando lo riuscimmo a completare al 100% all'epoca fu una grande soddisfazione. Hey, look! It's a poster for that new movie. What's it about? I never hit this guy's movies. Who watches this kind of stuff anyway? The Meditating Man. Okay, this sounds pretty dull. Noi lo vedremo. Aspetta. L'uomo che medita. Come si fa a chiamare un film L'uomo che medita? È bellissimo, senti. Dai. Però è che in mezzo alla strada, scusa. Questo non è destino. Un po' Final Destination. No, tu cammini saltellando in mezzo alla strada. Ma è un paese. È vabbè. Don't give up, Ike. It's dangerous to be alone. Do something, or else you'll never break this spell. Hey, look! It's a poster for that new movie. Sì, si può saltare. Ah, non ci ha fatto andare indietro nel tempo. Allora, leggiamo tu, una giornata fredda, museo, questa è l'epoca di Margaret. E perché ci fa andare per questo nel 1980? Ah, dice brutto stare soli, quindi sarà legato al film. Sì. Andiamo a vedere. 7 febbraio, fa parecchio freddo. Ma chi infatti la troviamo la neve, sì, me lo ricordo. Sì, anch'io lo stavo ricordando. No, qua c'è una tormenta, non è solo neve. Failed again. It's happened. Whoops. You've come. Huh? You answered my call, didn't you? No, of course not. What are you talking about? No, wait. What do you want from me? Let me introduce myself. My name is Oleg, and I am a filmmaker. Just a novice at this point, but anyway, ever since I saw you a year ago, I've been meditating every chance I can get, channeling all my energy towards seeing you again. And finally, you answered. To think I had such power. I will never forget this moment. Maybe I should base a movie on this. But what kind of film should it be? A bold and moving drama about a man with miraculous powers? Or a science fiction blockbuster featuring a psychokinetic hero? I see that you're the type of man who prefers not to betray his excitement. But let me ask you something. If you were making a film, what kind of movie would it be? Allora, un uomo che medita. Sì, viaggi nel tempo, ovviamente. That's a pretty good angle. But what about the motivation for his temporal wander? Beh, già che mi sono fatto costruire una statua, se sfugge alla morte, direi. Scoprire la causa della sua stessa morte o diventare signore del mondo. Causa della morte. Sì. Sono ispirato da non so chi, molto narcisista il nostro Ike. Cause of death, huh? It needs something else. Any ideas? Romantica. Una storia d'amore o stile gialli?
Allora, la storia d'amore allettante, ma io sono per i gialli. Io voto per la storia d'amore. Allora giochiamocela. Sasso, carta e forbice. Ho vinto io, storia d'amore. Andà. Ha vinto Claire. Oh, wow. I'm impressed. You really got me. Look, please, don't tell anyone about this project. Once I'm a little higher on the food chain, I can film this. But it needs something more. A soul, if you will. Well, that'll come later. Watch for it in the theaters, though, all right? Okay. You're not happy? I am. Really, I am. Very sincerely. I don't want to call this a token of that feeling. But here. Please accept this as a gift, in the name of this encounter. You sure? It looks like an antique. Oh, that's all right. It looks old, but it's just a replica. My family has the arts and crafts gene, so to speak. We like to make things. And this is the kind of thing my father likes to make. So, there are old-fashioned cameras and pocket watches all over his house. And what I like to do is give them to friends. Oh, thank you. No, thank you. I consider you one of my greatest benefactors, you know. Just talking to you like this gives me something immeasurably valuable. Really? It does? Yes, it does. Absolutely. By the way, how does one acquire the power to do what you do? Please, please, share some of your powers with me. You can't ask me to do that. I mean, I can't. Try to forget about all of this, please. Goodbye. No, wait. You can't just go. Posso dire una cosa? Love is in the air. Sei innamorato questo. Ma Andrea è proprio un artista, l'hanno fatto. Noi pensiamo che questo uovo possa essere dato al Frassen del pittore del 1500. Io voglio trovare delle sferette più che altro. Allora, questo capitolo è stato uno di quelli che è stato più nei quali ci siamo noi più accanite a completare. Mamma, non si e il risvolto che può esserci da un punto di vista soprattutto emotivo è abbastanza, insomma, che ha delle conseguenze abbastanza importanti più da un punto di vista emotivo che di gioco. Poi capirete. Ci sono delle sferette in giro. Andiamo a vedere in piazza. Ah, strutto devi andare, lo ricordo ancora. Sì, che volevo vedere se c'era. Sì, però non perdere troppo tempo perché poi andiamo a morire. Ah, strutto. Ecco giù, ok, andiamo. Sono cose che non si dimenticano. La nostra statua. Questo magnifico signore. Salve. Salve, bellissimo uomo. Sferetta, sferetta. Ma secondo te qui c'è l'Alchemist House? Smircia? Già che siamo qui, riconosco questo posto, capito? Ah, spera, spera. Non l'avevo vista io per questo. Vedi la mappa? Sbaglio, qui va a destra o a sinistra, è qui. Qui. È qua l'Alchemist House, vedi? Per questo ti ho detto controlla, vedi se si può entrare. Oh. È murata? È chiuso. La signora non lavora oggi, scusate, con sto tempo devo uscire. Ha ragione pure. Appostrutto ci siamo? Sì, dovrebbe essere qui. Cioè giù è appostrutto. No, è sbagliato, però continua. La strada a fianco. No, se mi è ancora più a fianco. Continua, ancora più all'interno. Scusate, da un po' non ci orientavamo. Mo' devi andare a destra, credo. E scendere, up street. Che poi la chiamo up street, non so perché. Up street. È up street. Up street è più bello. Gunshots? Thank you.
Are you okay? Where? My baby. She. Baby? Lady, hold on. What's going on? Someone hurt? I don't know. Call an ambulance. You got it. What's going on here? A mugging? Isn't this Mr. Eckert's? Miriam! Miriam, stay with me! Hold on! Oh, God, where's Dana? Wasn't she with you? Did anyone see a baby? I don't know. Did anyone see who did this? God, no, this is not happening. Povero signor Eckhart. Poi perché poi bellissima nel lei, più completo mistero. Sì. Ah, ecco, addirittura ci fa ritornare qualche minuto prima per capire che cosa può essere successo. Il nostro indagare o no su questa scena potrà farci, insomma, avrà delle conseguenze sui sentimenti di Eckhart nei nostri riguardi, ecco. Infatti sono indecisa perché a me da un lato piace. Hi, excuse me. Yes? Allora, non vado da quella parte, è pericoloso. Io andrei dietro al sodo. Anch'io, cioè buono buono che dici che bella bimba. Excuse me? Wait! Non la poteva prendere il basta. Se no io l'avrei rapita al costo di dirle no signora, non lì. I'd say he's acting suspicious. Hey, where do you think you're going? You trying to make a quick getaway? A getaway? I haven't done anything. Quindi la persona che voleva salvarla è stato scambiato per una persona sospetta. E mo? Puoi provare sia a risalvarla ancora. Ci ritorno? Sì. E non posso. Non puoi. No, aspetta. C'è un inghippo. Adesso. Puoi tornare. Diciamo che se lasciassimo le cose così, rischiamo di sconvolgere proprio la relazione Eckhart. Good God, this looks serious. Amazing!
major case. That's it. Murder mystery and time travel. That's the concept. This is going to be one hot project, but if this relates to that, and it's going to need a little more work. Actually, it's going to need a lot of work, but I must make this my masterpiece. Secondo me questo è il tipo della Konami che inventava Shadow of Memory. È una self-insert. Siamo dentro la sferetta. Doing it over again doesn't mean you're going to get it right anytime soon. You may put yourself in the pain, the tears, again and again. You should try concentrating on correcting your fate as quickly as possible. I'm saying this for your own sake. Goodbye. Ma Eckhart merita un po' di felicità. E tu pensa che in un giorno ha perso, vabbè, capelli, figlia e moglie. Poi una moglie, non perché è bella. Guarda il poster. Digipad. Ecco qua. Questa donna può essere salvata. Io non ho il cuore di non tentare. Diciamo che per chi conosce il proseguo è particolare quando Eckhart ci crede l'assassino, però quando scopri che puoi salvarla, io penso che chiunque lo farebbe. Ma poi si vede che Eckhart in un certo senso è quasi un figlio adottivo di Eckhart, quindi io penso che Ike ci tenga, se si vede che lui è rimasto scosso nello scoprire che aveva una bambina e che l'ha perduta, che aveva una moglie e l'ha perduta, e questo è accaduto anche nelle generazioni che hanno preceduto Eckhart. Anche Alfred non ha la moglie. Il castellano non lo sappiamo. Hi, excuse me. Yes? Don't go that way. It's dangerous. Please, will you take a different route? Excuse me? Ecco, ora è difficile. Perché vai, Simona. È vestita di bianco. Si vede niente. Ma l'hanno fatto apposta. Dobbiamo inseguire. Non ti incastrare nei paletti, che no, questo no. È un gioco vecchio. Onestamente è quello che avrei fatto anch'io. Però. No, questo va fatto, la devi correre. Cioè, la devi correre, signorina. Scusate, la devi rincorrere. Signora Bouvier. Senti, assassino per assassino, almeno ci tenti seriamente di salvarla. Upstreet, no, andare. Upstreet. Ma vi piace questa strada, è brutta. È la strada non del destino questa. Non la prende, no, è veloce, però non ci sei. Nella neve. La sferetta. Watch out! Miriam, are you all right?
I'm all right. You're bleeding! That doesn't matter. I'm all right. Where is she? Where is she? Hey, where are you going? Oh, I thought I'd see if anyone around here saw anything. Okay, then I'll go call the ambulance. Voi dovete pensare all'epoca, la soddisfazione di riuscire a... Poi non c'erano le soluzioni a quel tempo, quindi è... Ci vuole il pensiero di, appunto, pensare... No, che una volta ritornato nel tempo tuo, devi riviaggiare un'altra volta. Perché non, la maggior parte delle persone è esaminerebbero... quasi mezzanotte, quasi... No, esaminerebbero il poster. Hey, look, it's a poster for that new movie. What's it about? A man with the power to defy time itself uncovers the truth behind a grisly serial murder. Hey, that sounds pretty cool. I like that kind of stuff. Hey, what's cool? Oh, this director. I am such a great fan of his. Oh my god, you too? That is so totally amazing. All right, I've got a good feeling about this one too. Oh. Another major hit, no doubt about that. Really? Hey, watch what you're doing. Hello? Hi there. I'm sorry, but something's come up and I need that book back. Bring it over. I'll be waiting at Library Tower. Alla torre della biblioteca, non alla biblioteca della torre. Torre. Però adesso voglio vedere la signora, scusate, la voglio vedere. Va bene, quindi questo era il capitolo 6, ci vediamo con il prossimo, il capitolo 7. Un saluto da Claire e Fiamma, ciao! Ciao!